Alla letteratura accogliamo una giovane scrittrice valdostana, esordiente, Isabella Rosa Pivò con la Ficca. Per la scrittura, come nasce questa passione? Quando hai iniziato a scrivere? Buonasera a tutti. Ho iniziato fin da bambina in realtà. Già a 8 anni scrivevo piccoli raccontini di magia, ovviamente era un gioco, come d'altronde è giusto che sia a quell'età. E ho continuato nel corso degli anni, ho mollato un attimino, come ti avevo raccontato, alle medie perché la mia insegnante di italiano mi disse allora che ero troppo prolissa. E in realtà col senno del poi devo ringraziarla perché uno dei miei metodi di scrittura migliori, dei miei stili maggiori è proprio la sintesi, il dono della sintesi. Quindi è grazie a lei se forse adesso scrivo racconti brevi. Ecco, il tuo primo libro, come si intitola a questo proposito? A proposito del fatto che sei cambiata da prolissa, sei diventata sintetica. Qual è il titolo? Non ho tempo, quindi assolutamente coordinato con questa idea. È una raccolta di racconti molto brevi, da una manciata di minuti o poco più, e sono studiati apposta per ritrovare il piacere della lettura anche quando non possiamo permettercelo. Sono differenti, alcuni assai eterogenei, alcuni ironici, altri più tristi, taluni più psicologici, più introspettivi, ma hanno tutti appunto l'obiettivo di ritrovarli in quei minuti che avanzano, anche quando abbiamo i bambini che per un attimo si distraggono, possiamo leggere un raccontino perché un capitolo non ce la facciamo, o stiamo aspettando l'autobus o siamo dal medico. E quindi chi sono i tuoi lettori? I miei lettori sono in realtà un po' tutti, nelle giornate di fretta, nelle giornate nelle quali pensiamo veramente di non poterci ritagliare un attimo per immaginare, per avere questo lusso, per perderci un attimino nella nostra giornata. E a mia grande sorpresa sono tantissimo le mamme perché trovano comunque un po' appunto il gusto di leggere qualcosa anche con i bambini. Sono brave nel multitasking, quindi riescono a fare le due cose insieme. Ecco, per saper scrivere bisogna saper leggere, bisogna leggere tanto. Tu sei un'appassionata Assolutamente. lettrice. Di che cosa in particolare? Di ogni genere, l'unico che amo meno e che mi sono sempre dedicata meno è il giallo. Però ho sempre amato tantissimo le letture psicologiche, le letture dell'io, degli altri, dell'analisi. Ho amato anche molto i generi romantici, ho amato tanto gli horror, insomma, quasi tutti i Qual è generi. l'ultimo libro che hai letto? In realtà sono quasi alla fine di questo capolavoro di Scurati, Il figlio del secolo, è veramente un capolavoro, ve lo consiglio. E d'altronde se ha vinto così tanti premi c'è un motivo. Però ho riletto anche ultimamente, visto insomma l'accaduto recente del grande autore Camilleri, ho ripreso una sua raccolta di racconti, perché ha scritto anche lui dei racconti brevi e racconti quotidiani che avevo letto prima di scrivere il mio libro. Camilleri è un autore molto, per certi aspetti, un po' controverso, che ha una popolarità infinita, ma che è stato abbastanza stroncato all'inizio dalla critica. Sì, assolutamente sì, anche perché ha un'ironia particolare che non sempre viene compresa e tuttora in realtà continua ad avere delle critiche. Secondo me invece rappresenta la vera sostanza dell'Italia, soprattutto del sud, ha il vero sapore dell'Italia di per sé, sia con i suoi lati positivi che con le sue grandi bellezze. E adesso cosa stai scrivendo? Adesso mi sto occupando di un romanzo sulla donna.
quindi voglio creare un'immagine, provare a creare un'immagine nuova della femminilità, coordinata con i tempi, con i cambiamenti attuali, e quindi un discorso tenente al femminismo. Ecco, non è facile pubblicare, ci sono, a volte si dice che in Italia ci sono più scrittori che lettori, tu però da questo punto di vista hai già diverse possibilità. Sì, ma credo che in realtà se la passione è quella, come hanno confermato tutti gli altri talenti, in qualche modo ci si arriva, ecco, basta solo tanto impegno e ovviamente bisogna, anzi credo che sia il vero successo, bisogna non arrendersi, perché no, saranno sempre tanti in qualsiasi cosa facciamo. Allora vogliamo ascoltare un brano tratto dal tuo ultimo libro. Con piacere. Pirneo aveva questo neo gigante in fronte. Giuro, non potevo fare a meno di guardarlo. Era più forte di me. Quelle bellissime labbra carnose mordicchiavano ogni sacrosanto genere di verbo che avrei voluto sentire da tempi immemori, pronunciati da una donna. Ma quel neo, Cristo, quel neo era il mio patetico e ingiusto ostacolo verso il paradiso. Era un ragno sullo stipite, una macchia di sugo su una camicia firmata, un graffio su una Ferrari. E così glielo dissi. Sì, a lei. Quando provò a baciarmi, le feci notare l'ingiustizia profanatrice della sua bellezza. Mi tirò uno schiaffo e se ne andò, senza voltarsi. Che poi, quel neo, però non era così male. Graffietto meno, è pur sempre una Ferrari, no? Aspetta! Benissimo, direi, stiamo facendo tantissime presentazioni, sono andata alla RAI su Million Libro con Gigi Marzullo, sono stata a Roma, adesso sarò a Venezia, Parigi, Bruxelles, Napoli. È impegnativo anche la promozione di un libro, non solo la parte della scrittura. Assolutamente, non è facile, bisogna comunque creare il logo giusto, la pubblicità giusta, banalmente spesso si pensa che la promozione sia cosa per chi non è del mestiere, no? Per chi non ci si dedica, sia una cosa comunque, tra virgolette, facile, automatica, ed è proprio non è così, anzi, richiede tantissimo tempo, tantissimo sforzo, però è la mia passione, quindi sono felice. Passione e determinazione sono le parole che utilizziamo di più oggi su questo palco e ti porteranno lontano. Qual è il tuo sogno? Allora, c'è una poetessa che io amo tantissimo che si chiama Barbara Brussa e lei nel 2012 ha detto che il sogno deve essere eccessivo sempre, perché tanto ci pensa la realtà a ridimensionarlo, e concordo, perché secondo me è diverso dall'obiettivo. L'obiettivo deve essere programmato, realistico. Il sogno può permettersi il lusso dell'impossibile, e quindi in tal senso mi piacerebbe un grandissimo riconoscimento letterario, se posso permettermi questo lusso. E noi te lo auguriamo.